L'occasione è molto significativa, cioè quando una cattedrale è stata chiusa per diverso tempo, la cattedrale è il cuore della diocesi, poi è restaurata questa sposa che si riveste di splendore, è chiaro che oltre che il discorso architettonico, pittorico, eccetera, c'è anche la musica che deve cantare questo momento particolare. Ecco allora che l'invito alla Cappella Musicale Pontificia Sistina, come si suol dire il coro del Papa, viene qui per questa danza delle arti, pittura, architettura e quindi anche musica, e musica sacra, musica della liturgia. Chiesa oggi è desiderata come luogo interiore. Abbiamo molto bisogno di interiorità, di silenzio. Ed è in questo silenzio che sorge il canto. Non ci può essere canto senza silenzio, ma il silenzio ci inquieterebbe se fosse soltanto la rappresentazione di una irrimediabile solitudine. Ecco il canto, una parola che va oltre la parola. Il canto. Mentre ascoltavo queste esecuzioni, mentre ascoltavo questi esecutori, mentre pensavo a questo nome che incute soggezione, la Cappella Sistina, mentre condividevo l'interiore soddisfazione del Maestro, del Maestro Liberto, del Maestro Libertucci, di tutti voi, pensavo come noi apparteniamo a una cultura disincantata rispetto all'idea di perfezione. Eppure questa sera, ascoltando la Cappella Sistina, in qualche modo noi abbiamo intuito che una perfezione esiste. E questo canto ce ne sta dando la testimonianza.